amici telespettatori per la rubrica intervista oggi abbiamo la fortuna di avere in studio la professoressa Anna Maria Colau che è tra le 10 scienziate a livello mondiale ovviamente non è che si diventa scienziati ma si, si ha questo titolo proprio per pubblicazioni tante conferenze dei risultati e sono dei libri che sono stati scritti con tanta esperienza, la Dieta degli ormoni, l'ultimo libro che la professoressa ha scritto. La professoressa parla di regime medico, di dieta. Qua siamo tutti grassottelli, che dobbiamo fare per diventare belli? Allora, grazie Antonio. Allora, intanto diciamo che il problema dell'aumento del peso è un problema sociale, e sta diventando epidemico. Non solo perché abbiamo cambiato le abitudini alimentari e lo stile di vita, perché siamo molto più sedentari anche solo di vent'anni fa, ma perché molti inquinanti ambientali agiscono come dei distruttori del sistema endocrino, quindi cambiano gli ormoni, cambiando l'equilibrio ormonale rendono molto più facile acquisire peso. Questo libro vuole spiegare quali sono i meccanismi dietro... Eh, I meccanismi dietro al senso della fame e della sazietà, perché alcune persone, pur mangiando le stesse cose, eh, c'è chi dimagrisce e chi ingrassa. Quindi, che cosa fa cambiare il nostro metabolismo? Nel libro cerco di dare a tutti un po' di spiegazioni perché quando si vuole iniziare un regime alimentare che riporti, per esempio, una riduzione del peso, è bene avere delle idee chiare su quella che è la propria macchina biologica, perché il nostro organismo reagisce in un modo o in un altro se mangiamo un determinato cibo oppure un altro cibo. Questo è spiegato in modo semplice nel libro proprio per permettere a tutti poi di affrontare uno dei quattro schemi di dieta che io presento, eh, in modo molto semplice, naturalmente non sono diete personalizzate, sono dei consigli. Nutrizionali, ma almeno lì c'è scritto quali sono i cibi sì e i cibi no, almeno per grandi linee cosa è bene consumare e cosa è meglio non consumare o consumare solo per piccola, piccola porzione. Professoressa, lei è professoressa della Federico II, quindi dipartimento proprio specifico. Ma una persona che viene da lei, lei non fa come tutte queste persone che si improvvisano a dare una dieta, lei fa fare prima delle analisi delle cose. Quindi ci sta una diagnosi e poi pure qualche cosa per poter mettere in evidenza che dieta dobbiamo scegliere. Allora, la dieta è uno strumento terapeutico e quindi, come per tutte le terapie, non si può essere approssimativi, bisogna fare una diagnosi precisa e poi dare dei consigli nutrizionali appropriati. Quindi, da medico, io ho uno staff di nutrizionisti che lavorano con me, quindi io stabilisco che regime nutrizionale si deve fare e loro poi. Mettono il dettaglio della dieta precisa che quel paziente deve fare, solo così si ottengono i risultati. Per ottenere i risultati, ognuno deve avere il proprio schema alimentare che sia calibrato su quelli che sono i problemi, altrimenti si fanno un po'. No? Le, mangiare, le diete fai da te. Si può mangiare e dimagrire nello stesso tempo? Assolutamente sì, ci sono degli schemi alimentari che fanno perdere il grasso, quindi fanno perdere la massa grassa, ma questo non significa fare il digiuno. O dei digiuni molto prolungati. Bisogna anzi ricordarsi che la nostra è una macchina, nessuno verrebbe in mente di accendere la propria auto e pretendere che l'auto vada da un posto all'altro col serbatoio vuoto. La nostra macchina biologica prevede che noi diamo dell'energia, che questa energia poi si trasformi nel funzionamento del cervello, del polmone, del fegato, del rene. Quindi noi dobbiamo mettere cibo. Il punto qual è? Che dobbiamo scegliere i cibi adatti a quello che la nostra macchina vuole. Quindi per questo si fanno le analisi, si fanno tutto. E bisogna poi seguire una, una dieta a livello ormonale proprio specifica. Allora, nel libro io spiego eh, come funziona eh, sì, eh. il sistema endocrino quando noi mangiamo determinati cibi. Forse l'ormone più famoso quando si mangia è l'insulina. Quando mangiamo degli zuccheri abbiamo questo ormone che fa entrare lo zucchero nelle cellule e lo trasforma in energia. Purtroppo quando questo sistema non funziona perfettamente noi abbiamo due canali diversi. Lo zucchero entra in modo solo parziale nel muscolo dove viene trasformato in energia, ma in modo intero nel fegato dove viene trasformato in riserva. Quindi chi ha un aumento di peso, quando mangia dei cibi a base di zucchero, ora che siano zuccheri veri, dolci, biscotti, pizze, ma che siano anche pane o pasta o frutta o derivati del latte, hanno una scarsa capacità di trasformarli in energia e un'enorme capacità di trasformarli in riserve di grasso. Questo è il motivo per cui molte persone, pur mangiando anche poco, anche porzioni piccole, mettono tanto da parte. Allora noi con l'alimentazione che ripristina un sistema più giusto, quindi riduce questo eccesso di insulina, facciamo utilizzare le riserve di grasso per fare l'energia e in questo modo il corpo riprende una forma che era quella più vicina alla giovane età, quando non si avevano tutte queste riserve. Ho visto i vari paragrafi, ma... La differenza, cioè uno per stare bene deve mangiare più carboidrati, più proteine, che cosa deve fare per saziarsi e non avere questo stimolo della fame? Allora intanto per saziarci ci vogliono i vegetali, lo stomaco deve essere pieno di vegetali che sono utilissimi perché contengono molta acqua, contengono fibre, contengono sali minerali e vitamine. Quindi non deve mai mancare il contenuto di vegetali nella nostra alimentazione. Poi proteine o carboidrati. Eh, chi fa una grande attività sportiva, quindi chi ha un dispendio energetico muscolare importante durante la giornata può sicuramente mangiare carboidrati. Anzi, il carboidrato è la migliore benzina per chi deve andare a spendere in una palestra, per chi deve andare a fare una corsa, per chi ha un lavoro fisico importante. La mattina tutti quanti consumiamo e digeriamo meglio i carboidrati, mai mangiare carboidrati la sera a meno che non si fa un'attività sportiva notturna, altrimenti quei carboidrati li metteremo da parte per quando ci sarà una carestia un domani. Ma quel carboidrato mangiato la sera, di fatto, a meno che scendiamo, facciamo. Una lunga camminata non lo consumeremo. Proteine invece sono fondamentali perché le proteine sono la nostra, il nostro costituente dei muscoli, del fegato, del cuore, del rene, delle ossa. Senza le proteine ci indeboliamo perché? Perché mangiamo i nostri muscoli per far rientrare il circuito delle proteine e purtroppo siamo tutti un po' in carenza proteica. Tendiamo a mangiare più zuccheri carboidrati che non proteine. I cibi che, hanno più proteine quali sono? I cibi che hanno più proteine sono quelli che noi chiamiamo secondi piatti, carne, pesce, pollo, uova, latte e derivati del latte. Quindi noi non dobbiamo dimenticare mai di avere una porzione importante di consumo di questo, di questo genere. I legumi li mettiamo a metà. I legumi sono metà eh, proteine e metà carboidrati, quindi non se ne può fare proprio un abuso perché c'è tutta una parte di carboidrati che poi dobbiamo consumare con l'esercizio fisico. Quindi quello che è importante per ciascuno di noi è capire come funziona la nostra macchina biologica e qual è la vita che noi tutti i giorni facciamo. Chi è seduto per gran parte della sua giornata, perché per lavoro sta a una scrivania, o è seduto come per esempio siamo noi in questo momento davanti alle telecamere, non può proprio mangiare zuccheri. Perché di fatto non ha motivo di consumarli. Allora, se ci piacciono molto gli zuccheri e li vogliamo consumare, ci dobbiamo ricordare di fare un bel po' di esercizio fisico per smaltirli. Molti dottori dicono che bisogna mangiare cinque volte al giorno. Allora, perché, cioè questi, io penso che da adulti, allora, da adulti non è importante mangiare così tanto, ma perché i cinque pasti piccoli, piccolissimi, piccolissimi? Perché così non abbiamo mai uno stomaco completamente vuoto e calma un po' il senso della fame. Va detto però che se mangiamo zuccheri, nella gran parte delle persone, dopo due ore dal consumo dello zucchero, l'insulina in eccesso fa scendere troppo il livello dello zucchero che ci chiama altro zucchero da mangiare. Quindi chi è nota di avere fame dopo un pasto che contiene zuccheri a distanza breve di tempo vuol dire che ha un problema di questo sistema di controllo ed è bene che guardi, vada dall'endocrinologo per farsi aggiustare un attimo questo problema. È importante mangiare agli stessi orari. Allora è importante sapere quando consumare i cibi. Questo fa parte della nuova eh, linea di ricerca, non solo del mio gruppo ma a livello internazionale, che si chiama Crononutrizione. Poiché i nostri ormoni sentono la luce del sole e sentono il buio, non è la stessa cosa mangiare un cibo la mattina o la sera perché siamo in grado di digerirlo e di utilizzarlo in modo differenziato tra la mattina e la sera. Quindi alcuni cibi come quelli a contenuto di zucchero li digeriamo in modo quasi esclusivo la mattina presto. Quindi un po' di zucchero a colazione la mattina siamo in grado di elaborarlo. Se quella stessa cosa la mangiamo la sera invece la mettiamo quasi integralmente tutta da parte. Prof, il sonno ha una importanza nel, nell'alimentazione. Allora, il sonno è non solo riposo, ma è un momento di rigenerazione cellulare ed è un periodo in cui alcuni ormoni vengono prodotti quasi esclusivamente durante il sonno. Uno di questi ormoni è la melatonina che tutti conoscono perché chi ha disturbi del sonno prende gli integratori con melatonina. Ma la melatonina, oltre a: Ehm, sintonizzare le onde cerebrali sul sonno ha un altro compito molto importante che è quello di regolare il metabolismo e di stimolare il sistema immunitario in buona sostanza noi siamo in grado di autorigenerarci durante il sonno quindi interrompere il sonno le persone che hanno problemi di sonno di solito hanno anche problemi metabolici pressione alta colesterolo alto tendenza al sovrappeso, obesità e diabete, viceversa chi ha problemi di obesità, di diabete, di solito ha distruzione del sonno, quindi sonno e problemi metabolici si intersecano l'uno con l'altro. E per quanto riguarda un po' fare ginnastica, fare corse, aiuta questo progetto di alimentazione sana? Lo stile di vita sano? È basato su quattro pilastri fondamentali. L'alimentazione sana, e potete trovarla scritta ovunque, anche nel mio libro, l'esercizio fisico senza il quale l'individuo essere umano si ammala. Stare seduti è causa di malattia. Da solo dobbiamo ricordarci di camminare a piedi, salire le scale a piedi, fare tutto quello che è possibile ogni giorno perché il nostro, la nostra macchina sia in completo in continua funzione. Rispetto dei bioritmi, di giorno si sta svegli e di notte si dorme. Invertire questo, eh, queste, questa, diciamo quest, questi due percorsi non è la stessa cosa: quindi, non è importante le ore di sonno, che anche sono importanti, ma quelle ore vanno fatte di notte e non di giorno, perché anche questo. E stile di vita non sano e il quarto è l'eliminazione dei tossi la, la dieta degli ormoni dove si può trovare questo libro si trova Molto in bellissimo. tutte le librerie sicuramente Feltrinelli Mondadori in tutte le librerie si trova anche su Amazon su Amazon addirittura un'altra cosa importantissima io ho parlato un poco anche con la proprietà di questa bellissima struttura vogliamo fare una bellissima rubrica con la professoressa Nesta che si scusa che non è potuto venire. Con molto piacere. Lo sai che in questo settore ci siamo da tantissimi anni, quasi 35 anni. E se la persona è giusta fare anche un collegamento con le scuole. Come? Un raccordo, Noi, un Con progetto. molto piacere perché ho un grosso progetto che farò con il Ministero proprio per gli adolescenti anche per facilitare l'educazione alla salute degli adolescenti come gli americani stanno diventando belli sì. rassortenti l'educazione alla salute per gli si adolescenti è un tema importante lo possiamo fare certamente sì, con sicuro, molto piacere possiamo dirlo sì. allora alla prof con molto Arri piacere prof. allora alla prossima con una bellissima grazie. rubrica grazie. grazie a voi